sono cum a găsit Academia ta și ce te ia? Cum ai trovat Academia Milana Craiova? Allora, la mia prima visita fondamentalmente è per cercare di capire e conoscere la situazione di Craiova. Io prima lui visita la Craiova e all'inizio vado in cerca insieme all'Accademia di Craiova. Ovviamente diventa difficile valutarlo con queste condizioni perché i campi sono coperti di neve. E' difficile să vă evaluez acum posibilități și tot ce avem noi că în zona și la bază se vede la mișchi, dar terenul fiind acoperit de zăpadă e foarte greu să evalueze condițiile noastre. Ma ho subito capito che c'è grande potenziale per la collocazione dei campi, per la qualità della struttura e per il potenziale che in Romania c'è dal punto di vista calcistico. Ci-a dat seama că potențialul nostru și tot ce a văzut la Mischi, baza sportivă, chiar dacă este acoperită de zăpadă, a intrat, a urmărit tot ce este acolo, plus partenerii noștri care suntem aici în casa de șport, ci-a dat seama că la Craiova este un potențial foarte bun. I campi sono collocati in una struttura vicino alla città, in cui si può fare calcio, si può fare sport, veramente con piacere, perché sono immersi nella natura, c'è possibilità di fare calcio ad alto livello. Gli sponsor che vedete alle nostre spalle stanno supportando Nicola e stanno facendo delle cose veramente ambiziose. Terenul fiind foarte aproape de orașul nostru, că ajută, fiind în aer liber, în natură, este și avem, din punctul dânsului de vedere, un potențial foarte mare, plus sponsorii și partenerii care sunt alături de noi și au crezut în acest proiect, care ne susțin din toate punctele de vedere. Deci, obișnuit cu fotbalul de nivel foarte mare. Cum ți se pare nivelul fotbalului românesc pentru care a deja contact cu el? Se a habituat cu un calcio a un nivel abastanță alt. Cum e ti se vrea calcio rumeno? Perché ieri sera hai visto la partita fra Craiova e Dinamo Bucarest. Allora, prima di dare un giudizio bisogna conoscere le situazioni delle squadre. Mi è parso di capire che la Dinamo viene da un momento molto complicato, mentre invece è in una fase diversa la università. Quindi questa cosa in campo ieri si è vista. Înainte de a da anumite discuții, să dai seama de echipele care joacă, ieri seara și-a dat seama că Dinamo vine dintr-o situație mult mai grea și diferența a făcut onestate care se pare că a jucat și am văzut toți că a jucat un fotbal foarte, foarte bun. Care e filozofia de fotbal al lui AC Milan? Să fie atletic fotbalul sau să fie un tehnico-tactic? Care e la filozofia de Milan? Atletic în legea capitol. Sì, noi ci occupiamo di settore giovanile. Noi occupiamo del settore giovanile. E nel settore giovanile si parte dai 6 anni, si arriva fino ai 19 anni. Quindi va da sé che le cose sono molto diverse, ma vengono eseguite passo dopo passo per creare dei giocatori che pensano con la loro testa. Noi cerchiamo della chance alla 18 anni, lucruri sono differenti comparati con adulti. Cerchiamo di creare tutto ciò che insegna lucruri buone, ca acest copil să crească. Ogni bambino deve lavorare compatibilmente con quelle che sono le sue possibilità per fascia di età. Fiecare copil trebuie să lucreze pentru fascia lui de ani. E per fare questo bisogna conoscere il proprio lavoro. Și ca să faci asta trebuie să cunoști foarte bine munca lui. Il Milan va forte di tre giocatori che in questo momento stanno giocando titolari in prima squadra. Locatelli è quello un po' più in difficoltà, ma Calabria e Cutrone vengono dal nostro settore giovanile. Quindi questa è la prova che il settore giovanile del Milan lavora con qualità. Locatelli, Cutrone e Calabria sono giocatori che vengono nel settore del Milan. Quindi ci vedete seama che Milan produce, scuola di fotbal a Milan è una scuola che produce copii della... Non parliamo nemmeno di Donnarumma, che è un giocatore che in questo momento è vicino ai 100 milioni di euro di valore, quindi va da sé che il settore giovanile del Milan ha investito e vuole vedere i risultati di giocatori che giocano in prima squadra. Nu vorbim de Donnarumma, care se pare și știți noastre că se împărte în jur la 100 de milioane și de aici ne dăm seama că sectorul de copii și juniori al Milanului produce. Quindi, a investit și produce. Quindi questo è il miglior esempio di cosa il Milan crede nel settore giovanile. Asta e cel mai bun exemplu în care Milan crede în sectorul de copii și juniori. Sunteți un specialist al sectorului juvenil și aveți o experiență dobândită pe 5 continente, ne spuneți. Sunt un expert în calcio juvenile, deci am o experiență care e fată sub 5 continente. Din acest punct de vedere vreau să vă întreb cât de atractiv este fotbalul din România? Dar tot punctul de vista, cât e atractiv e calcio rumeno? Există materie primă pentru ce fotbal de calitate, pentru nivelul Serie A? Io sto lavorando anche in Bulgaria,
generale nell'Europa dell'Est io vedo grosso potenziale. Vedo l'Europa dell'Est, vedo un mare potenziale. La Romania, comparata alla Bulgaria, è anche tradizionalmente un paese che produce giocatori di fantasia. Romania, comparati con Bulgaria, è un... che hanno qualità dal punto di vista tecnico. Caleremo qualità tecnico. Cos'è il calcio rumeno in questo momento? Non lo so. C'è il football romanesco, ma secondo me non lo stimo. Ieri ho incontrato anche rappresentanti della federazione regionale. Ieri la mantenisci per rappresentante AGFU Torsi, ora Stanesco. Tutto quello che noi possiamo portare per aiutare questa Academy e i bambini di Craiova, che sono fondamentalmente l'obiettivo principale. I bambini di Craiova sono quelli che a noi interessano, il settore giovanile è quello che non interessa. A lui ha spus il precedente che ceea ce e mai important în oraș, nu este un chiar risc, că e o investiție de 10 milioane de euro, trebuie să investim totul în copii, iar ei vor face asta pentru noi. Ed è quello che gli sponsor che supportano questo progetto vogliono fortemente. Deci, sponsorii care suportă acest proiect al nostru al Academiei vin lângă noi cu mare putere. Il futuro è sempre, in qualsiasi campo, non solo nel calcio, è con i giovani. Investire con i giovani è sempre una scelta intelligente. Il viitorul este mereu ca și nu numai în fotbal, în orice structură, este să investești în tineri. Vara trecută erați rivalii care au venit la Liga Europa. Vă gândeați că veți face casă în Banie? Le state sforța în Milan, care a jucat până la Craiova. Ci pensate ai tempi che Milan apre l'Accademia del Calcio a Craiova? Noi sapevamo già che qualcosa si stava già muovendo e quindi ovviamente... Stiamo perché ci va a significare. Però ogni volta che si deve aprire un progetto, come in qualsiasi cosa nella vita, finché i contratti non sono firmati, non ci sono certezze. Până când contractele nu se semnează și sunt discuții, lumea nu crede. Asta încercam să se explice anul trecut, până în august, când s-au semnat. In questo momento il Milan ha poco meno di 100 scuole in Italia e quasi 30 in giro per il mondo. In acest moment Milan are 100 de școli, academii în Italia și încă 30 în toată lumea. Sono prossime all'apertura delle scuole importanti in Brasile, ancora negli Stati Uniti, in Cina. Quando si chiede in Brasile, sono state riunite in Cina. E in ogni parte dove vado a lavorare, trovo sempre bambini che hanno grosse qualità. Che se smereo copii care au calità. Ed è mio dovere farlo, perché fa parte del mio lavoro, di segnalare a Milano qualsiasi giocatore che ha delle qualità importanti. E sarà lo stesso anche in Romania, ovviamente, se dovesse succedere che qualche bambino ha qualità. E munca lui să observe, să propună clubul AC Milan, dacă sperăm ca și la Craiova, să fie jucători cu mare calitate, să-i propunem clubului de fotbal AC Milan. Tutto questo, ovviamente, sempre muovendosi all'interno di quelli che sono i regolamenti della FIFA, perché il Milan è un brand a livello mondiale e non si permette di fare qualcosa che vada al di fuori delle regole. Milan, come știți, bine știți, e un club important, imens de mare și niciodată nu o să facă acele mișmașul pe românește, să ia un copil mai devreme de vârsta de 16 ani, să-l trimite la Milan, o să spună că l-a angajat tăticul care era dinaintea curtei. Milan respectă regulile FIFA și UEFA. Vorrei ricordare a tutti che club importanti come Atletico Madrid, Chelsea, Barcellona, per questo tipo di situazione hanno pagato a livello di prezzo. Vorrei aduc aminte că Chelsea, Atletico Madrid, Barcellona au făcut aceste mișmașuri artificii, ducând copiii de la vârste fragede de 14-15 ani, spunând că părinții erau deja în statul respectiv și că domnul i-a mandat acolo și lucrează pe tine. Nu, i-au luat din, cum ar fi din România, i-au dus acolo, le-au dat servicii la părinți și ne-au recimentat pe ei. Milan nu face așa ceva. Io ho lavorato per companie importanti a livello mondiale come la Nike, come l'Inter di Milano, come il Milan adesso, per lavorare per queste compagnie devi rispettare quelle che sono le regole. Il Milan con noi è stato molto chiaro, quindi non si fa niente che non sia di fuori delle regole. Era la munci pentru firme imense come Nike, Inter, Milano, echipe Milan acum și fac totul ce înseamnă respectarea de regulamente. La Craiova e un antrenor italian, ai reușit să vorbești cu el, cum vezi Craiova în era italiană? La Craiova c'è un allenatore italiano di Milan?
personaggi, ieri sera hai parlato con me al telefono, come vedi nel futuro questa squadra con l'italiano sulla panchina? Allora, l'ho visto una partita e quindi non posso dare un giudizio completo. Non possiamo declararci completo. Se... Ma conosco l'allenatore. Conosci l'allenatore? So come lavora Stier, e so come vengono formati gli allenatori in Italia. Stier, come si è formato l'allenatore in Italia? Per noi è una cosa terribilmente seria il calcio. Per loro, per lui, io come un gruppo forte, forte serioso. E quindi tutto quello che fa mangia lo fa sicuramente a un livello alto. Poi nel calcio si può vincere, si può perdere. Tu ci faccio mangiare la creva, faccio la univer del Tour de Mare. Ma lo fa sicuramente in maniera professionale, poi ripeto, vincere o perdere è un'altra cosa. Ripeto, posso dire, posso vestirci che sei un altro gruppo, non sei per convinto, mangia e faccio tutto la univer professionale forte. Tutti gli allenatori che stanno lavorando all'estero, italiani, stanno facendo tutti bene, in Russia, in Slovacchia, l'anno scorso in Ungheria, quindi è sintomo che la scuola italiana è di qualità. Poi c'è un tenore italiano che lavora, che non c'è più nello strenetà, e fa come un straordinario in Russia, in Cina, dove sono, decide di mettere insieme a questa scuola del tenore della Coverciano e di qualità. Poi Guardiola, che è il migliore al mondo, l'anno scorso non ha vinto, quindi ci credo. È un lavoro difficile. Guardiola, che adesso pare che ci vada un nome, non c'è più una questione di mica, io mi si difficile. Però la squadra del Crema mi sembra organizzata, ho visto dei bei giocatori. A me sono piaciuti i quattro giocatori che sono proprio piaciuti, sono di qualità. L'equipa di Crema mi ha piaciuto, ha avuto tre giocatori che ho qualità del sottomare. Lui ha detto il 7, il 10 e poi anche il difensore portoghese. Il 7 separa Mitriz, il 10 Baluzza primo tempo, poi il portoghese difensore. Tiago Ferreira. Una partita ho visto, quindi... Ha preso detto un match, non è un show su Bari. A jucat Creva italienește, aseară să învingă Dinamo 1-0. Secondo te la Creva a jucat italienește, cioè a jucat lo stile italiano per vincere con 1-0 con la partita di sera? Siccome la partita l'ho guardata con lui, l'abbiamo visto, la partita è molto impregnata con lui, gli ho detto, adesso che la Dinamo sta giocando, fa gol il Craiova, sicuro. Mi ha spesso il momento rispettivo che in Dinamo non ci fosse giocare, che va a fare gol, Craiova avanti. Perché il calcio è così. Penso che fa ballo a sé. Il calcio è così. Il primo tempo il Craiova ha giocato 45 minuti nella metà campo di Dinamo. Prima ripresa Craiova ha scappato 5 minuti in terreno avversario lì. Ha preso i pali, due punizioni. E in due contropiedi la Dinamo è arrivata davanti al portiere. In due contrattacchi con Dinamo si è fatta così. Se tu parli con Mangia e gli chiedi cosa non è piaciuto, lui ti rispetta queste cose, anche se io non so più. Da che vuol pesce con Mangia, di punto di vedere è sicuro che sbarra per darci queste lucure, fuori carriere se vuole essere. In Italia che merci, ce ammentire hai della match Creava Dinamo, una parte di Nisip e ci sei giocatori? Quando una parte di Nisip, quando vai via. Quali sono rimasti i tuoi ricordi da questa partita, a parte questi tre giocatori e il Prato che è stato... No, allora, io quando vedo qualsiasi partita, guardo i giocatori e faccio la scouting della partita. Io ho i moduli, ho i giocatori, perché quando mi muovo, se vedo qualcosa, se vedo un giocatore bravo, io lo segnalo, perché è il mio lavoro. Il Milan... Siamo migliaia di persone che lavorano in Italia e nel mondo e controlliamo tutto. 10.000 è un club in mare che controlla tutte le 4.000 persone per entrare nel club, sono autorizzati se propone un giocatore da qui vedere. Mi ha anche sorpreso vedere Mangia a giocare con un sistema diverso, perché l'avevo lasciato con un modo di giocare diverso. La cosa che Mangia che ha sorpreso di quel club a questo sistema? Però mi è piaciuto. Chi mi ha preoccupato? Propui per Tiago, per Mitriță, per Băluță, la Cimion? Proponi Tiago il 7, il 10, Mitriță e basta a Milan? Io sono qui per altre cose. Io sento per sono per qui per l'Accademia Craiova. Per l'Accademia di Craiova. Voi mi fate domande sulla partita voi e parlo volentieri di calcio, perché mi piace. Poi non c'è un problema di fondo. Però... Ripeto,
il nostro obiettivo è un altro, noi siamo focalizzati su un progetto che secondo me deve essere molto a cui la gente di Craiova deve prestare tanta attenzione, perché dove fanno calcio in questa accademia è un posto dove mandare i figli a giocare a calcio. Dice che è focalizzato per un accademia nostra, e era un vasino di base nostra da Mischivo, ripeto chiar dacă este acoperită de zăpadă, i a plăcut foarte mult, iar oamenii și părinții din Craiova trebuie să-și dea seama că aducând copii acolo nu au decât de câștigat. Mauro, vorbeai de mai devreme de Donnarumma. Parlare prima de Donnarumma. Fiind angajatul la AC Milan, până să știi cam tot ce se întâmplă acolo cu el. Este a fost la asuntul de Milan, nu știu, pe după rest. În ultima perioadă tot a fost, au fost probleme cu el. Ba pleacă, ba nu pleacă. Ce se întâmplă până la unde? În ultima perioadă se sempre stato lucrando cu la presa de la România, apoi interregionale. Tipo, dal tuo punto di vista va via, rimane, va via, rimane. Faccio come gli allenatori veri. Fa come fa Cantelloni a Liberace. Se ne occupa Mirabelli. Se ne occupa Mirabelli di travata, no, il direttore. Adesso, a parte la battuta, io per la mia pluma. Quando il Milan gioca, io sono a Dubai. Sento Dubai. Houston. Algeria. Sofia. Croazia. Bilbao. Vabbè, ci sono ancora. Non ho tempo per occuparmi di queste cose. Io non ho tempo per le tribunette, perché rimanevo in un lume legato pentru l'Accademia. Da, fiu mare credere pentru AC Milan să plece Donnarumma? Sarebbe una grande credita se va via Donnarumma. Quando un giocatore forte, quando un giocatore puternic, lascia una squadra, è sempre una perdita. La sua equipa è mereu pierde. E un giocatore di 20 anni, così, è un problema perderlo. È un problema se pensi. Però quello che è il campo è una cosa, e quello che è il mercato deve rispondere a regole diverse. C'è in terreno treabă, c'è in affare a terreno risolvere tutto il tempo. Ora un football romesco ha allenato 10 antrenori italiani in prima divisione, inceput cu Zenga, Bergotti, Rossi, Rossi, te tentate și pe mine să vii ca antrenor? Neocalcio Romero sono stati su una decina di allenatori italiani. La Zenga, Petrazzini, Bergo, mi ti riconosco anche io. Cioè, saresti tentante se ti viene una proposta per il calcio romeno? Se non ti mai qui. Io sono fatto il giro per il Milan. Io sono un allenatore professionista. È il mio lavoro. Ma ripeto, in questo momento non è un problema che io adesso lavoro per il Milan e faccio il mio lavoro. Quando c'era Mandorlini allenare a Cluj, era Mandorlini, sì. Abbiamo giocato anche in pre-season, in ritiro in Austria. Ho forse giocato veramente in Austria? Quando giocavo ancora. Che dire giocare? Perché ho giocato tanto nella mia vita. Ho fatto 26 anni il calciatore. 26 anni. Ho smesso a 41 anni. Ho cominciato a 15 e mezzo e ho smesso a 41. Non c'è quella 5 per giocare. Ho giocato tanto. Appena era fatto 10. Ho giocato contro il Cluj l'anno che c'era Mandorlini allenatore. Ha giocato contro la Cluj, quindi la Mandolinia. In Austria, in ritiro con l'Austria campionato. Per morire in un campionamento, non è che decide la campionata. Când duci primul jucător de la Academia lui Jean-Nicola la Milan? Quanto tempo porterai un calciatore dalla nostra Academia al Milan? Allora, non mi ha detto che succeda. Non è obbligatorio che succeda, che si intempla? Perché segnalare un giocatore per il Milan è una cosa seria. Cazzo, se non ha detto un giocatore per il Milan è un lui importante, serioso. Quindi deve essere un giocatore che fa cose straordinarie, perché straordinario è un club come il Milan. Se si è fatto il lucro di straordinario per il Milan è un club straordinario. Se Mauro valuterà che ci sono le condizioni e ci sono le qualità, lo farà come l'ho fatto in Algeria, dove c'è un giocatore fantastico. Senza queste qualità, Mauro s-o facă pentru că asta e mâncarul. Ai o statistică din câți jucători care se antrenează la academiile din lume ajung la Milan, la clubul Mumă? S-au capit, sunt statistică din cuași jucători. Sunt statistică basisme. Sunt statistici. Sunt statistică basisme, vuol dire che a livello di Milan, significa un giocatore ogni 400.000, cioè è una cosa pazzesca. Sono un numero forte amici. Quindi devi essere proprio bravo. Cioè, se fai forte. Viene a nostro un trofeo continentale?
Pentru că era tot un credit al un trofeu. Ripeto, nel calcio vincere e perdere basta poco. Ok. Però quello che sta facendo Gattuso in questo momento dice che il Milan adesso è una squadra difficile da incontrare. Comunque però faccio prestare il Gattuso non le faccio, si pone che il Milan è più equipo forte che ha affrontato un libero di esercizio. Ok, quindi vuol dire che sta lavorando nella giusta direzione. Se pare che non c'è un indirizzo buono. Poi vincere e perdere ci passa il mondo. Perdere e vincere. Dacă ai gândit să aduci și jucător de la AC Milan la Craiova? Dacă la echipa mare? Da, da, da. No. Ce mi-a plăcut să purtare un calciator de Milan la Craiova? Nu ne-am zis la buro. Nu e munca lui. El se ocupă de academie. Când îl aduci pe Vareți în România și pe numele sonore de legenda al AC Milan aici la Ian? Când portiere este, ma nu este. Quando porteresti i Baresi, Podazzi, Broli e Daniele Massaro a Creva? Io lo porterei. Ecco, deci asta lo quando răspund eu, pentru că nu el nu răspunde el, îi vom aduce în momentul în care vom face inaugurarea Academiei. Probabil, din punctul meu de vedere, am fixat deja data de 27 aprilie, dar se pare că va fi postată sau dusă spre mai. Deci eu cu așa ceva nu mă vor Bertoni, eu știu, ei vor veni pentru că asta nu contract cu ei și trebuie să respectăm cum eu respect tot ce înseamnă contractul cu acel Milan. Bine, la voi, cu afortuna. Bocalul.